in compagnia del coach Waldo Cantor. Una partita che ha avuto dei risvolti anche strani, ma che è stata portata a compimento non forse come tu volevi, ma che comunque ha portato il settimo posto a Ravenna. No, no, come io volevo, perché io volevo vincere questa partita in questo modo, di 3 punti, quindi complimenti alla squadra, veramente sono stati molto bravi, perché pur non partendo molto bene, un po' sconcentrati, non tenevamo il campo come sì lo abbiamo tenuto, e siamo stati aggressivi e con l'atteggiamento a partire dal secondo set, e quindi abbiamo stentato un po' in quel primo set, pur perdendo 25-23 con una palla quasi per andare sopra noi. Però dopo abbiamo controllato la partita, tranne l'inizio del quarto set, ma sono stati bravi ragazzi a venire fuori e niente, a vincere anche con certa tranquillità. È un traguardo importante, ci tenevamo molto a questa partita perché ci dava il settimo posto, ci dava il playoff voluto come noi lo volevamo raggiungere, e quindi complimenti a tutti per questo primo traguardo. Una regular season che ha segnalato prestazioni super alternate a prestazioni così così da parte della tua squadra. Cosa ci puoi dire in merito? Che è una squadra molto giovane e quindi ci sta questa mancanza di equilibrio, mancanza di continuità, di giocare molto bene e anche di perdere un po' il filone della partita e andare via di testa e anche anche andare via di livello, però credo che in questa regular season la squadra è sempre cresciuta, è sempre venuta fuori anche dei momenti difficili, ci ha provato, quindi credo che ha guadagnato tanto questa squadra, ogni singolo giocatore ha guadagnato molto e sicuramente è cresciuto lungo andare. E adesso i playoff, e adesso Modena. Certo, sì, Modena ha fatto una grande partita, ha vinto 3-0 contro Macerata, quindi niente, adesso vediamo, ci godiamo questo settimo posto, questa vittoria, quest'ultima vittoria della regular season in casa, è molto importante, quindi pensiamo al playoff e a Modena dopo. Bene, vi aspettiamo per il prossimo derby, proprio qui al Palacredito di Romagna, nei confronti del Parmareggio Modena, per una partita vincente. Sì, voglio ringraziare tutto il pubblico che ci ha seguito, la gente che ci ha sostenuto, perché anche oggi loro erano, si vedeva molto contenti di questo risultato, e quindi già l'altro giorno, anche se abbiamo perso domenica scorsa contro Benfica nella semifinale di Coppa, lo stesso il pubblico è stato molto vicino alla squadra, e quindi ringrazio tanto e speriamo che siano sempre di più. Noi ringraziamo Waldo Cantor e tutta la società Porto Robur Costa. Grazie.